Do la parola ora a Sua Eminenza, il Cardinal Giuseppe Bettori, a cui chiedo che cosa si aspetta dalla Scuola di Arte Sacra. Ma vorrei iniziare le mie parole, non me lo vogliano gli artisti, da questa immagine che ho qua dietro, che non è un'immagine usuale per Firenze come la conosco io. 10 logo che si mettono insieme, ce ne sono 2, quello del comune e quello dell'Accademia dei Ponti, che stanno nascosti dietro, è una cosa bella per Firenze. Mettersi insieme a Firenze, lo sappiamo, non è facile. Qui invece abbiamo una collaborazione che non ha paura di accostare tra loro magari enti di credito e che dovrebbero essere concorrenti tra di loro. Qui non ci si fa concorrenza, qui ci si ritrova insieme per sorreggere una bella opera. Credo, non me ne voglio, ripeto, i contenuti di questa iniziativa, ma il fatto che sia un'iniziativa così condivisa è un segno molto importante per Firenze, che insegna non solo nell'ambito dell'arte sacra, ma insegna qualcosa alla nostra città anche per altre opere che noi possiamo attenderci da essa. Quindi è un bel esempio essere riusciti a coagulare attorno a sé tante soggettività e averle fatte cooperare per un progetto che ci accresce tutti quanti. Detto questo, che ripeto è qualcosa che va ben oltre questa inaugurazione, ovviamente non posso che esprimere una grande soddisfazione nel veder nascere un'opera, un'iniziativa, una scuola che si ripromette di collegare in maniera istituzionale da una parte l'arte e dall'altro il sacro. Arte sacra e quindi un rinnovato dialogo tra la fede cristiana da una parte e la Chiesa concretamente da una parte e dall'altra gli artisti che oggi vogliono misurarsi su dei contenuti che diventano sempre più rarefatti all'interno della nostra cultura. Quindi andare alla ricerca dei contenuti sacri nella nostra cultura non è più una cosa scontata ed è un esercizio difficile, oneroso, ma anche auguro loro pieno di soddisfazioni. Arte e sacro si sposano tra loro in maniera direi naturale, perché da una parte la fede non può non ricercare l'espressione della bellezza e dall'altra la bellezza, quando è vera, non può non attingere l'assoluto e quindi incontrare i luoghi in cui l'assoluto si rivela, nella rivelazione cristiana, nella Chiesa che trasmette questa fede e così via. Ecco, questo aspetto quindi del rinnovato dialogo tra la fede e l'arte, che non si esercita soltanto nelle dichiarazioni che pur ci sono state in questi decenni, possiamo dire, soprattutto dal Concilio Vaticano II in poi da parte del Magistero dei Papi, ma diventa un progetto concreto. Quindi non si afferma soltanto il principio, ma si fa questo incontro che tante volte è stato auspicato. C'è un altro aspetto però che qui mi piace sottolineare. Questa è un'arte che unisce fortemente da una parte la dimensione di ispirazione che è propria di ogni arte con la concretezza manuale dell'artigianato che si fa capace di plasmare la materia secondo delle modalità ben concrete. Questa è la grande tradizione dell'arte fiorentina che, quando aveva i suoi vertici, non separava mai la dimensione della bottega da quella dell'ispirazione dell'artista. E credo anche che qui mi inoltro in territori che non sono miei, ma certe cadute, chiamiamole così, dell'arte contemporanea molto lo debbono anche alla incapacità degli artisti, di alcuni artisti contemporanei, di misurarsi sulla concretezza del fare, del manipolare il metallo, dello scavare il legno o il marmo e così via. Questa
unire insieme la dimensione artigianale, la dimensione artistica, il fare con l'ispirazione, credo che sia molto importante proprio per evitare una delle tante divaricazioni, una delle tante frantumazioni che sono tipiche della cultura contemporanea. E quindi è un aiuto importante per noi, proprio per dire che non esiste la nobiltà del pensiero e dell'intuizione e la bassezza del gesto con cui si scava un pezzo di legno per tirarci fuori una cornice adatta al quadro. Ecco, questo mi sembra importante, ritrovare l'unità dell'uomo in tutte le sue azioni, sia nella capacità quindi di interpretare la realtà, ma anche in quella di plasmarla, questa realtà. Credo che anche questo sia un aspetto molto importante di quello che andiamo a inaugurare oggi e per il quale io di nuovo ringrazio gli artisti che si misureranno in questi luoghi e che a questo punto però il discorso non è più per voi ma è per i miei preti, per le mie comunità ecclesiali che spero saranno altrettanto recettive delle proposte che verranno da queste officine, da queste botteghe e capiranno come solo attraverso una adeguata bellezza sorretta dalla fede è possibile ritornare a far abitare le nostre chiese di immagini che siano anche immagini sulle quali porre uno sguardo di preghiera e innalzare al Signore e ai Suoi santi le nostre lodi. Grazie. Grazie mille.